Vabbè, non mi dilungo sulla mia, sullo sketch biografico. Il mio interesse fondamentale è sempre stato quello della relazione tra sovranità nazionale e sovranità personale, e soprattutto in termini di priorità del lavoro, e per lavoro intendo la produzione anche creativa da parte dell'uomo. Ora, io sono andato via dall'Italia quando ero poco più che ventenne e sono stato in giro per vari paesi, Germania, Francia, risiedo attualmente negli Stati Uniti. Sono rimasto sempre italiano con un accento ascolano molto evidente e la cosa più importante che vorrei sottolineare qui è questa. Posso aggiungere che mi sono interessato molto della situazione nei Balcani, soprattutto la disgregazione controllata della ex Jugoslavia e tutte le varie cosiddette rivoluzioni colorate, organizzate. Ho fatto delle campagne in vari paesi in varie repubbliche dell'ex Jugoslavia, sul personaggio che si chiama George Soros, cui abbiamo avuto vari dibattiti abbastanza rispettosi da tutte quelle parti, però dicendo quello che andava detto. Ora, il problema fondamentale che vorrei porre qui è questo: noi dobbiamo riconoscere che siamo stati sconfitti, noi abbiamo subito una cocente sconfitta. Una volta, questo bisogna proprio che noi lo accettiamo completamente, perché possiamo metterci da un punto di vista di vittime, che è anche vero, siamo stati vittime e possiamo dire tutto quello che ci hanno fatto, tutto quello che è successo, però tutto quello che è successo soprattutto perché non c'è stata una forza che reagiva. E chi è che non l'ha creata questa forza? Noi, cioè quegli intellettuali come siamo noi, come eravamo noi 20, 30 anni fa, 40 anni fa, eccetera, che si trovano in una situazione diversa perché i nostri, la generazione precedente, sia che fosse, come si dice, comunisti, democristiani, avevano un'intelligenza politica molto superiore a quella di oggi. Oggi, cioè, i nostri padri e i nostri nonni erano più intelligenti da un punto di vista machiavellico, scientifico, dei meccanismi del potere. Oggi questo è andato perso. Allora, una volta che noi abbiamo capito che siamo stati sconfitti, dobbiamo analizzare precisamente come hanno fatto a sconfiggerci e molto precisamente, proprio da un punto di vista di tecnica del potere, mettiamoci nei panni di Machiavelli che analizzava la situazione in Italia ai tempi del Valentino. Chi ci ha sconfitto? Chi è questo potere? Che l'abbiamo chiamate le élite, l'abbiamo chiamate le oligarchie, eccetera, tutto vero. Però dobbiamo analizzare da un punto di vista sia storico sia metodologico come agisce, possiamo chiamare il nostro nemico, che non sono semplicemente persone, ma è un metodo. Io lo faccio risalire, e qui come Su, faccio? su, Giù? se no su, se questa era Sono l'ultima. su. Io lo faccio risalire storicamente, possiamo andare avanti di migliaia di anni, non so, possiamo andare alla Mesopotamia, ma limitiamoci al periodo che stiamo vivendo. Andiamo all'impero, alla formazione dell'impero inglese. Perché dico l'impero inglese? Perché è stato l'impero che ha preso il predominio, cioè dalla creazione della Banca d'Inghilterra, quindi non stiamo parlando di capitalisti, stiamo parlando di un gruppo feudale che ha usato metodi, qualcuno inventava le industrie, loro usavano le industrie, qualcuno inventava nuovi mezzi tecnologici, prendevano quei mezzi tecnologici, ma all'essenza era un metodo e in particolare possiamo analizzare la Compagnia delle Indie, quella che ha fatto la guerra dell'oppio, quella che ha fatto l'India, poi la Compagnia delle Indie occidentali, quella che è andata che ha creato le colonie americane. Ora, a questo punto, noi possiamo vedere che, mutatis mutandis, questo tipo di modello della Compagnia delle Indie, modello cioè di una società privata, posseduta da alcuni oligarchi, preciso, alcune famiglie che si possono conoscere benissimo, queste famiglie
hanno poi usato metodi di saccheggio attraverso mezzi finanziari, hanno usato lo Stato, cioè privati che hanno usato la British Navy, hanno usato la British Army, hanno usato la diplomazia delle cannoniere, eccetera, eccetera. E questi hanno fatto la guerra dell'oppio, questi hanno fatto i soldi con la guerra dell'oppio, eccetera. Perciò tutto quello che poi è successo in Inghilterra, quando Marx analizzava la situazione e prendeva, come diceva giustamente il professore prima di me, ha preso l'Inghilterra come un come punto da analizzare, però quell'Inghilterra lì non c'erano i capitalisti industriali che sfruttavano gli operai nel vuoto, no. Lì c'era uno sfruttamento pauroso della colonia indiana che doveva produrre i tessili a costi schiavistici che poi venivano portati, accidenti. Ok, allora faccio vedere solo queste slide e poi le riguardiamo. Quali metodi hanno usato per ottenebrarci la mente? Parliamo di ultimamente. Ok, c'è una cosa che io chiamo tecnofascismo. Tecnofascismo, io non si vede, ma è ho preso come esempio questo signor John Perry Barlow. John Perry Barlow, che è il legame tra le agenzie, lo dico brutalmente perché non c'ho tempo, in un minuto, tra le agenzie di intelligence americane e il mondo della information technology o artificial intelligence, il modello californiano. Io ho le citazioni che sono pubbliche. Lui ha fatto un'intervista nel 1992-93, fu contattato dalla CIA, perché ero un esperto in queste cose, che mi portò a Langley, Virginia, e mi fece, io diedi loro una lezione perché si aprissero a queste nuove tecniche. Il vero intelligence non è quello di nascosto carpire le notizie e spiare, è di dare le notizie. Quando tu riesci a fare in modo che il pubblico pensa quello che vuoi tu, quello è la tecnica di intelligence di più grande successo. Purtroppo devo... Ok, tutto questo, tutta questa, questo spadroneggiamento di questo gruppo, che era poi il vecchio impero britannico, che si è scontrato, ha perso alcune colonie, ma è sopravvissuto in forma finanziaria, in questo momento lo vediamo, ve lo faccio vedere, questo molti non saranno d'accordo, si imporriranno. La cosa peggiore di cui hanno paura, qual è il vero scontro che sta succedendo nel mondo, quindi riguarda noi? È lo scontro che sta succedendo all'interno degli Stati Uniti. Questo matrimonio non sa da fare. Quando Trump fece la campagna elettorale, o meglio, quelli che hanno portato al potere Trump hanno fatto la campagna elettorale, il punto era, la gente ha votato perché? Perché era pazza, voleva il sangue? No, perché ha promesso la fine delle guerre senza fine, quelle di Bush-Clinton. Bush-Clinton era una sola cosa. E lavoro, lavoro, anche per i ceti più bassi. Per questo è stato eletto. È stato sostenuto in maniera generale da Putin e questo è la loro grande paura. È ritornato il maccartismo. Quello non è Giulietto Chiesa, quello è Stalin lì. questa è Victoria Nuland, vice ministro degli esteri americano, che porta i biscottini a quelli di Maidan, perché loro hanno creato e finanziato la cosiddetta rivoluzione, che è stato un colpo di Stato in Ucraina. Hanno fatto varie campagne. Questi tre personaggi che vedi in basso sono Comey, Clapper, Comey FBI, Clapper National Intelligence, e quello è John Brennan, CIA. Questi adesso sono stati fatti fuori. Questi hanno creato tutti i disastri, compreso il tecnofascismo. Non possiamo spiegare più di questo. Dove porta questa tendenza? Se non la tolleriamo, questo porta alla guerra. E il ricordo più vivido che abbiamo noi della guerra, noi in Italia, in Europa, non è le guerre coloniali, quelle non ci fanno impressione, cioè quello che succede in Siria, in Libia, io le chiamo guerre coloniali, che sono state guerre di un colosso contro un moscerino.
La prima guerra mondiale, questa è la grande guerra, che poi si è tramutata in seconda guerra mondiale. Qui è semplicemente l'appello del Papa contro l'inutile strage, e questa è l'ultima cosa che voglio far vedere, la Lega della Neutralità Armata. Quando la colonia americana si ribellò, c'è una visione romantica che dice che i coloni americani presero il loro archibugio e cacciarono gli inglesi. Impossibile, era la superpotenza del tempo, aveva appena fatto fuori l'impero coloniale francese nella guerra di 7 anni. Sì, la rivoluzione americana, cioè lo staccamento delle colonie americane, che poi furono riprese, avvenne perché si formò un'alleanza mondiale guidata da Caterina di Russia, con i francesi, gli spagnoli, quelli del Regno di Napoli, e c'era uno dei più grandi amici di Franklin, era Gaetano Filangieri, di cui si è parlato, napoletano, che scrisse la scienza della legislazione per aiutare Franklin nella scrittura della Costituzione americana. Io auspico qualcosa del genere succeda adesso e che noi riusciamo a liberare di nuovo le colonie. Okay. Allora, il motivo per cui sono qui è che ieri ho... Mi sentite? Okay. Il motivo per cui sono qui è ieri ho dimenticato... Vicino al microfono. Vicino, così? Ok. Ieri ho dimenticato l'ultima slide in cui c'era la mia proposta. Allora, devo dire, gli interventi di stamattina mi sono sembrati molto interessanti. E capisco anche lo stress, la sottolineatura sul modo come vada presentata la cosa, non dobbiamo impaurire, sono d'accordo. Nello stesso tempo c'è una certa urgenza, cioè una di quelle cose che dobbiamo fare quando esploriamo è esplorare veramente la situazione, perché non è stato fatto. Ieri io sottolineavo una cosa che penso sia molto importante, dobbiamo fare un'analisi machiavellica dei meccanismi di potere che dominano oggi. Qualcuno prima ha parlato di Rockefeller e Brzezinski, che hanno creato la commissione trilaterale, eccetera. Queste sono come Machiavelli avrebbe analizzato la cosa, e poi arriva in vari paesi questa struttura di potere, tra cui l'Italia. Noi penso che ancora non abbiamo fatto, non è stata fatta negli Stati Uniti, se non in minima parte, non è stata fatta in Francia, in Germania, non è stata fatta in Italia, un'analisi, io la chiamerei scientifica, perdonatemi il termine, della situazione storica in cui viviamo, quali sono veramente le forze che noi chiamiamo elite, infatti usiamo vari termini, l'oligarchia, chi sono queste forze? Io sottolineavo, partiamo storicamente dall'ultimo impero che si è formato, che è stata la base della globalizzazione, cioè l'impero coloniale britannico, che poi mutatis mutandis è arrivato a quello che si chiamano oggi gli anglo-americani, in cui gli stessi Stati Uniti e stesse forze all'interno dell'Inghilterra stanno scappando da questo piano piano. Ok, questo sarebbe molto importante. Perché? Qual è la nostra urgenza? La nostra urgenza è che se queste forze globalizzatrici, cioè queste forze sovranazionali, che hanno come unico interesse il controllo, la presa del potere, e persino la finanza è uno strumento di questo processo, allora se questo succede e gli stati oppure le popolazioni resistono, c'è una guerra, c'è un meccanismo che magari ci possiamo dilungare, ma si va necessariamente a una guerra, e come stiamo vedendo ogni giorno, sia che ce ne rendiamo conto sia che no, c'è un tentativo di provocare una guerra, ma una grande guerra. E io facevo vedere queste immagini con Benedetto XV della grande guerra che ci ha colpito in Europa, ha distrutto un'intera generazione di giovani in Italia, in Francia, in Germania, eccetera, eccetera. L'inutile massacro fu chiamato. Questi fanno l'inutile massacro come metodo di potere. E questa è la nostra urgenza, non dobbiamo dirlo in modo che la gente si impaurisca o che rimanga, però dobbiamo spiegare quello che non fanno i media ufficiali, lo dobbiamo spiegare molto attentamente. Chi sono quelli che fanno queste cose? Perché hanno nomi e cognomi, sono famiglie,
se andiamo alla Compagnia delle Indie e facciamo il percorso storico, che non sarebbe una cosa brutta, arriviamo a oggi a queste forze qui. Ora, io facevo la storia, ogni tanto assume una accelerazione per vari motivi. Adesso siamo in un periodo di accelerazione in cui certe cose secondo me sono possibili. Un altro periodo a cui mi rifacevo è questo periodo dal 1776-1783. Questo è un cartoon olandese del periodo. Questo signore è l'impero coloniale britannico. È attaccato da un francese, c'era la Lega della Neutralità Armata, che unì tutti i paesi più importanti del mondo, cioè dell'Europa, contro questo impero che si basava su questa capacità di saccheggio internazionale, e si unirono. Questo rese possibile per un momento l'indipendenza americana, poi cacciati dalla porta e entrarono dalla finestra finanziaria, però per un momento è successo. Poi c'è un francese, poi c'è un danese, poi c'è la colonia americana che scappa con i vestiti di cotone dell'impero britannico, perché loro producevano il cotone, staccandosi glielo tolgono, e poi c'è uno con un bastone. Chi è quello? È la Russia, è Caterina di Russia, che coniò l'espressione la Lega della Neutralità Armata, e questi sconfissero l'impero. Oggi, se noi guardiamo da un punto di vista geopolitico, non semplicemente italiano, e mi prendo un altro minuto, oggi questa è la cosa auspicabile, cioè non solo in Italia, ma come crearsi un'alleanza basata su principi ma anche su verità storica, per cui è possibile, già vari paesi, vari istinti di sovranità nazionale, sovranità popolare, come diceva il professore, stanno emergendo quasi naturalmente, quasi per reazione. Ora, come si possono mettere insieme? Il pericolo di guerra non viene dal fatto che ci sono paesi sovrani, indipendenti, che fino a un certo punto fanno l'interesse della loro popolazione. No, quello è il modo naturale. Il modo innaturale, contro natura, è l'imposizione di un potere sovranazionale, imperiale, a scopi di saccheggio e controllo, e questo provoca la guerra. Ora, e questo è quello che ho dimenticato di far vedere, purtroppo è scritto. Io sono stato molto attivo nei Balcani, e sono partito dalla Croazia e sono arrivato in Macedonia, spero di non arrivare in Grecia, ma lì questi poteri occulti hanno provocato la realizzazione dello scontro di civiltà, di cui loro avevano scritto, facciamo lo scontro di civiltà. Nei Balcani, nell'ex Jugoslavia, ci stanno tre religioni, quattro etnie, altri gruppi culturali di vario tipo, è il paese dei Bengodi, possiamo provocare quello che vogliamo. E hanno cercato. Questo documento è stato scritto per un convegno, per una conferenza di un'università macedone, insieme a un'università russa. È stato scritto da un mio amico che si chiama Slobodan Tomic, che conduce una televisione che si chiama La Voce del Popolo, con cui io ho collaborato per tanto tempo, soprattutto contro il signor George Soros, lì molto attivo, e sta parlando di una alleanza di paesi internazionali sovrani, prosperi e pacifici. E fa un'analisi molto interessante sul fatto che tre paesi principali come potenza, di nuovo non lo analizziamo da un punto di vista romantico, ma da un punto di vista machiavellico, Stati Uniti, Cina, Russia, se questi paesi sfuggono al controllo dell'impero e riescono a creare una lega, un'alleanza di paesi, di repubbliche sovrane, prospere e indipendenti, noi abbiamo la situazione per far fuori l'impero, e questa sarebbe la strada che noi possiamo prendere, cioè anche dal punto di vista italiano dobbiamo guardare a questi processi più in alto, di cui noi facciamo parte.
senza che cerchiamo di trovare qualche soluzione come dire, isolata, questa sarebbe la soluzione. E va bene, adesso mi posso allungare, no, ma qui siamo già troppo oltre. Siamo troppo oltre.